canta, fa bella maniera, brava gente, umile e sincera, la sola da mare, da montagna, da funga, da artufa e da castagna, ma i spicule sono da campana, aribona, d'ora da pana, fa la cuna di nasciura, statuella, voce da creatura canta da uccella. Pasquale Cureale, l'anno scorso terzo posto, quest'anno si torna al festival, con quale canzone? Allora, quest'anno ho presentato una canzone dal nome Mulise Mie. E l'autore è Michele Consiglio, io ho fatto gli arrangiamenti e la musica. Molise mio, quindi questa terra, di che cosa racconta la canzone? In pratica la canzone ci parla di tutto quello che è il Molise, partendo appunto dalla storia proprio del Molise, sin ad arrivare alle tradizioni, e alla gastronomia, insomma riprende tutto quello che è il nostro Molise. Tradizioni tra cui, a parte questo festival che comunque ha raggiunto i 25 anni, tu giochi in casa, sei di Gamba Tesa, quanto è importante il dialetto, le tradizioni, anche per il futuro, per guardare oltre? Sì, il dialetto è fondamentale, io penso che ogni persona non debba mai perdere di vista le proprie origini e secondo me è fondamentale. Appunto, il dialetto fondamentale, cantare una canzone in dialetto, sei comunque un cantante, un cantautore, è più difficile, è più facile rispetto a un'altra lingua? Sì, cantare una canzone in dialetto è più difficile perché bisogna rispettare bene la metrica, quindi mettere le parole proprio dentro alla musica, diciamo che sì, è un po' più difficile dell'italiano. Con te stasera altri due elementi che ora sono in giro, chi sono? Presentiamoli. Sono Domenico Di Maria al sax soprano e Antonio Mignogna alla fisarmonica. Molise mia, terra da fatica, questa terra tu Molise, belle come paradiso. Ronda da Sadora, yes, Molisana c'è ora. Grazie. Questa terra è mano mia, cercavati in qualche città della periferia, e nasce questa terra per potermi sfamare e dare a mangiare a tutti i figli il cielo mi ha voluto dare. E nasce questa terra per sentirla più mia, nonostante tutto io quando vaglio via. Prima o poi ti scrivo amare, prima o poi ti scrivo amare, prima o poi ti scrivo ancora tutto quella che faccio, prima o poi ti scrivo amare. Giuseppe Barucco e il suo gruppo da San Martino in Pensilis, quest'anno seconda volta a questo festival. Sì, sì, è la seconda volta, è sempre un piacere tornare qui a Gamba Tesa perché abbiamo avuto una buona accoglienza l'anno scorso e siamo partiti col presupposto di tornare qui anche quest'anno. Qual è il titolo della canzone di quest'anno? La canzone è Prima o poi te scrivo, è una canzone che tratta un po' il tema dell'emigrazione sia nel mio paese che nella regione Molise. Quindi attualità estrema questa? Sì, è un'attualità che ricorda anche il passato, i nostri ragazzi che vanno via ed è sempre un peccato perdere un lato buono che ha la regione Molise, ovvero noi giovani. A San Martino com'è il fenomeno dell'immigrazione oggi nel 2014? Ma è sempre stato stabile, ci sono ragazzi che sono destinati proprio ad andarsene via proprio perché hanno dei sogni
e vogliono realizzarli e a tutti i costi io sono con loro e questa canzone anzi la voglio dedicare proprio a loro. Presentiamo il gruppo. Sì, sì, allora abbiamo Manuel Concettini che è il trombettista, poi Michele De Nardis, chitarrista elettrico, lui è Giuseppe Occhionero, chitarrista in acustico, il batterista Antonio e Rodrigo, il bassista. Siete giovanissimi? Sì, sì, tutti sui 20, io ho 27 anni, loro intorno ai 22-23 anni. Li vivete tutti a San Martino? No, no, non tutti, lui è di Gambatesa, i ragazzi sono, sono di Portocannone, lui gioca in casa, sì. E il tedesco? È il tedesco, è di Portocannone, sì, sì, sì. Ok, allora sono dei grandi ragazzi, infatti voglio ringraziarli anche qui al mio nome perché mi hanno sempre appoggiato in tutte le scelte che ho fatto, anche in passato. Tu quest'anno hai tradito un po' Gambatesa? Diciamo di sì, no, di solito non ho mai partecipato in tutta la mia vita. Ho detto quest'anno me l'hanno chiesto loro, anche altri ragazzi, ho detto vabbè facciamo strappare la regola e partecipiamo. Vabbè, l'importante comunque è partecipare, voi giovani, la musica, il dialetto, l'immigrazione, questo tema è importantissimo, affrontarlo insieme. La passione è ciò che ci manda avanti. Ragazzi, come vi sentite per stasera? Siamo carichissimi, sarà sicuramente una bella serata. Dalla Germania? Tutto a posto. Ma tu non mi chiami e non saggio perché. Se tu mi chiamassi una cosa ti dicesse, ti voglio bene assai e pensa sulla te. Chiamite te a turno che sole che natura, uccello più piccolina e bella come a te. La uccella tutta turna chiamano la festa, ma tu mi rispondi e non saggio perché. Tommaso Corvino con il tuo gruppo di Gambatesa, che canzone stasera? Allora, stasera abbiamo presentato una canzone che riguarda, diciamo, un amore astratto, si intitola Pens sulla te e, diciamo, la canzone si ispira a un amore che è fatto pieno di passione dall'amante, però non viene ricambiato dalla donna amata. Voi siete giovanissimi, quanti anni avete? Io ho 16 anni, alla fine abbiamo tutti 16 anni, soltanto Gianmarco ha 21 anni, è il più grande. Perché avete deciso di partecipare a questo festival in dialetto, molto particolare per un'età come la vostra? Allora, abbiamo deciso di partecipare perché comunque noi gambatesani abbiamo la passione per la musica. La musica ce l'abbiamo nel sangue, letteralmente. E già l'anno scorso volevamo partecipare, però per problemi, diciamo, che abbiamo noi ragazzi, non abbiamo potuto partecipare, però ce l'abbiamo messa tutta quest'anno e ci siamo riusciti. Tommaso, tu sei il cantante, presentaci il gruppo. Allora, io faccio il cantante, abbiamo il batterista Salvatore, il sassofonista Gianmarco, il bassista Gianluca, il fisarmonicista Nicolò, poi ora non sono presenti, c'è il chitarrista Antonio e il pianista Erasmo. Allora, in bocca al lupo per questa prima edizione del vostro festival. Crepi, crepi. Voglio bene assai. Parola per lo scrivo da mantenere la pasta, se non ci manda bellezza, quando si inventa,
Grazie, grazie a voi.